Eccoci qua. A programmone. Domenica, com'è andata? Bene, benissimo. Con il nuovo orario, come ti trovi? Bene, mi trovo. A me, la gente mi ha fermato per strada, ha detto che orario fantastico. M'hanno scritto i bigliettini. Solo l'orario, No, il programma è piaciuto così. Come è piaciuto? Non è piaciuto tanto, ma l'orario. Che bello orario. Ma io veramente devo fare i complimenti a tutti per questo orario. Per l'orario di programmone. Sì, siamo qui. Mi hanno fermato, mi hanno detto che è Nino Frassica e Gianfranco Padda dà il via alla sigla. Sigla. Come tutti i giorni. Come ogni sabato e ogni domenica. E ogni weekend anche. La stessa cosa. Vabbè, sabato, domenica e il weekend. Il programmone. Nino Frassica presenta Programmone con Nino Frassica e Gianfranco Padda. Il programmone. Caro Padda, noi siamo alla radio, sì. Tu vieni vestito così, perché dici tanto? Non come vengo vede? Vestito? Io vorrei vestito così. Ma vestito, mamma mia, sembri, non lo so, un catapecchio. Un catapecchio. Che vuol dire catapecchio? Tu sembri... Tu ti devi vestito male, secondo male, lei. Male, brutto... è antico. A me non mi sembra di vestire. Tu ti devi rimodernizzare. Ma a me mi sembra di vestire. Come dice il proverbio. Ti devi rimodernizzare. Ma non è un proverbio rimodernizzare. A me mi sembra di vestire normale. No, normale per niente. Come adesso no? Io chiamo. Io vesto così, c'è una cosa semplice. Io chiamo qualcuno. Vesto semplice, sportivo. No, io diciamo, chiamo invece ecco. Chi si occupa di abbigliamento diventa il tuo sponsor e tu vesti gratis. Per uno sponsor è ovvio. Quando vai ai concerti, sì. Nomini la ditta che ti ha questa sera l'abbigliamento. Tu fai così, ringrazio il comune, ringrazio la polizia, i carabinieri. No, quando sei al concerto. Sì, che si ringraziano le forze tutti. E che si ringraziano e ringrazio tutti. Anche sì, la ditta tante trappi. Per l'abbigliamento che mi ha vestito. Io vesto praticamente X. L'abbigliamento è X. X. Sì, per un di là, me la dici, ho capito. Quello che sarà. Quello che sì, quello adesso che sarà. Io chiamo. La ditta che sarà che mi ha sponsorizzato. Guarda, basta, è un fatto di pubbliche relazioni. Sì, vediamo un po'. Lei dice che la... Vabbè, devi vestire giovanile. Questo giovanile. Buonasera. Questo signore si veste molto all'antica. Dobbiamo ringiovanirlo, okay. Va bene? Sì. Ho chiamato il numero giusto? Ma non lo so, dipende cosa cerca. No, perché lui si veste, sembra un anziano. Vabbè, ma sembra un anziano. È giovane e si veste come un anziano. Vabbè, 60 anni sono. Allora, senta, noi veniamo, allora, prendiamo le misure, creiamo il look particolare, perché si tratta di un cantautore che lei sicuramente conosce. Sono Gianfranco Padda, è un VIP, e lo vestiamo e poi durante i concerti ringraziamo la ditta che ha offerto l'abbigliamento. Dovete parlare con il marketing o non dovete parlare con i negozi? Va bene, parliamo intanto con lei. Per le misure, per scegliere che cosa viene domani a prendersi. Facciamo un giubbottino? Quello che vuole, può venire in negozio e sceglie. Di tutto. Che colore va di moda quest'anno? Dipende da quello che piace, noi abbiamo una collezione molto particolare. Ecco. Ti interessa una collezione molto particolare? Sì, perché no, certo. No, va bene. No. Voi lo vestite e noi vi ringraziamo, va bene? Domani veniamo a prenderci i vestiti. Va bene? Come no? Grazie. Aspettiamo. Grazie anticipato. Grazie per molte, il fatto che non ci fate pagare. A lei, arrivederci. Grazie. Hai visto? Miseria. Hai visto che non paghi? Ma come paghi? Quella faceva che... Chi? Quella ha capito il gioco, capito? Che ha capito il gioco, quello tu vai domani ma ti resta. No, quella ha capito, ha capito. Cioè, hai detto sì, vabbè, capito? Vabbè. See the girl with the diamonds in the shoes. E oggi il dibattito di oggi è: la donna canta canzoni che debbono cantare gli uomini. Cioè, io ho sentito dischi, non faccio i nomi, di cantanti donne che cantavano canzoni che avrebbero dovuto cantare gli uomini. Allora, va bene l'eguaglianza, va bene tutto, però non dobbiamo farci sopraffare dalle cantanti donne che cantano quello che deve cantare l'uomo. Purtroppo non sono d'accordo, abbiamo con noi per questo dibattito il mago Raff e Gaetano da Milano. Gaetano da Milano dice che
è vero, la donna deve cantare, certo, le canzoni degli uomini, e Raff dice no. No, perché c'è una nota cantante che ha cantato questa canzone. Se tutte le donne cantano le canzoni degli uomini, gli uomini potremmo restare senza canzoni. Certo, è giusto, ma è giusto che diciamo le donne cantano, però non devono troppo approfittarne, perché la canzone dell'uomo deve rimanere l'uomo e la donna deve fare le sue canzoni da donna. Sì, ma la donna vi siete invertiti i ruoli, uguale. C'è una cantante donna, che non faccio il nome, che canta sempre quella canzone là, meraviglioso creatura. Questa era di Modugno. Ha preso un pezzetto, e l'ha fatta diventare donna. Invece se l'uomo la canta, l'uomo ha tutto un altro effetto sulle donne, perché le donne si innamorano troppo dell'uomo, non si vogliono più innamorare. E con queste belle parole concludiamo il dibattito di oggi. Il dibattito di oggi. E siamo qui a Programmone anche noi. Oggi abbiamo un ospite importante, lo ospitiamo con immenso piacere per il nostro, diciamo, imitatore cinese. Su Gigi. Ce lo invidiano in tutto il mondo. Sì. Ti hanno chiamato altre radio, vero? Ti hanno chiamato altre radio? Ti hanno chiamato altre radio. No, a te ti hanno... Io t'ho detto, ti hanno chiamato altre radio? Io ti chiamo... ti hanno chiamato altre radio. Che dice? Traduci. Che l'hanno chiamato altre radio. Sì, ma io gli ho chiesto, ti hanno chiamato altre radio? Sì, lui sì o no? Devo dire sì o no? Sì, ecco, rispondi sì o no. Sì, l'hanno chiamato altre radio, sì. Io lavoro solo programma. Nino Francesca, Frasca, sì. Nino Frasca, Gianfranco Pata. Traduci. Gianfranco Pata. Traduci. Praticamente lui lavora per Nino Frasca e Gianfranco Pata attualmente, in questo momento. Vabbè, sì. Noi allora adesso so che lo vogliono a tale e quale show. Ah. È vero? È vero che lo vogliono, ti hanno chiamato dalla RAI? Pronto? Sono Carlo Conti. Ah, Carlo Conti l'ha chiamato. Traduci. Pronto, sono Carlo Conti. Che devo tradurre? L'ha detto bene, cioè se capiva quello che diceva lui. Quindi che vuol dire? Era Che l'ha chiamato Carlo Conti. L'ha chiamato Carlo Conti, sì. Ah, e oggi ci imita Charlo. Charlo. Allora, imita Charlo. Sono vestito come Charlo. No, veramente no, vabbè. Sono vestiti come Charlotte. Firma Mutonio, mio nome interno, Chiara Chaplin. Che dice? Non ho capito bene. Firma Mutonio. Questa sarebbe film muto. Non è venuta bene. Insomma, un po' così. Grazie lo stesso. Grazie sul Gigi. Oroscopo. Per i nati oggi si verificheranno coincidenze fortunate, proverete emozioni intense, controllerete senza sforzo i vostri comportamenti per ottenere il massimo in tutte le situazioni. Questo l'ho copiato. Lavoro. Il lavoro vi piace così tanto che stareste ore e ore a guardare quelli che lavorano. Amore va malucci, forse la vostra lei non vi ama più, non vuole più fare l'amore con voi, si inventa mille scuse, mi gira la testa, ho sonno, non dormo di 48 ore, c'è un bel film su Rete 4 con mio attore preferito, devo farmi la ricetta, sono tutti scusi, ho dimenticato di spegnere il fuoco, pure Silvana, amore, non so giocare a poker, non so dove ho posteggiato il motorino, ho paura dei ragni, tutti scusi, che perché la vostra lei non vi ama più, non vuole fare l'amore con voi. Salute, vi fanno male i piedi che avete camminato tanto, ve li sentite gonfi come una gallina, proprio un po' come una gallina. Il piede è grosso, state zitti. Ci scusi, no? Inoltre, per i nati sotto il vostro segno, vietate attraversare i binari, colore preferito verde che dà su grigio, numero fortunato 4 e 4 e 8, musica preferita questa. E
siamo qui per giocare al gioco della boccia. Abbiamo 6.402 fagioli dentro una boccia. Il conto è stato fatto da un notaio, dove ha contato uno per uno. Sì, il notaio della Rai. Uno per uno, non fa male a nessuno. Li ha contati perfettamente e risulta il numero esatto 6.402. Questo numero non l'abbiamo scritto dentro una busta che abbiamo sigillato, l'abbiamo messo dentro la cassaforte. La cassaforte è sigillata e per aprire bisogna fare il numero, diciamo, il numero segreto, il numero segreto è 6.402. Quindi diciamo, e come vincita chi indovina il numero esatto vince 6.402 euro. Diciamo 6.402. Che è un fatto di coerenza. Un fatto di coerenza. Adesso diamo il via. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Così si capisce che sei tu, scusi. Allora, pronto, sì. Pronto? Pronto? Sì, si capisce che siete. Passiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Deboro. Deboro. È un no, è una donna o un uomo? Chiamo da Catania. È un uomo o una donna lei? Vi lascio col dubbio. Ah, Deboro dovrebbe essere un uomo, perché se si chiamava Debora era una donna. Ma chiamandosi Deboro è maschile di Debora, è Deboro. È Deboro, e quindi è un uomo. È un uomo. Un uomo. Allora, lei è la prima volta che chiama? Contente voi. È la prima volta che chiama? Sì, la prima volta. Non aveva mai telefonato? Mai, la prima volta. Cioè, in vita sua, il telefono, mai? Mai usato il telefono, non c'ho neanche il cellulare. Cioè, lei è la prima volta che telefona in vita sua, nel senso di... Mai una telefonata, un amico? Ha prestato il telefono a un amico per partecipare al gioco. Cioè, e non ha mai chiamato, non so, un parente, una persona? No. Mai? No. È la prima volta, quindi fagli un applauso. Bene, allora, vuole partecipare? Dica, quanti sono i fagioli dentro questa boccia? A occhio e croce... No, 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 deve dire il numero esatto. Il numero esatto a occhio e croce? No, il numero esatto. Senza occhio e croce? No. Numero esatto. Secondo me sono 3.248. Allora... Aspetta, che ti subito no, ti butti, subito pessimista, perché devi vedere il bicchiere sempre rotto? Niente, dovevo perché da colta, aprimo... Perché devi vedere sempre, perché ti sei negativo, sei? Non so, pessimista. Negativo. Pessimista di che? Vediamo, può ripetere il numero, scusi? 2.800. No, non se lo aveva detto un altro numero prima. Non se lo ricorda più. Comunque... Voi vi ricordate tutti i numeri che vi dicono? No. 3.248. Esatto, perfetto. Allora, allora, vogliamo controllare se il numero esatto ha... Apri la busta. Apri la busta. Sì. Si capisce che sei tu. Ho aperto la busta. Vabbè. Allora, posso leggere? Il numero esatto quant'è? 6.402. Peccato, signora. Per 3.400 fagioli. Lo so. Non è ci sono andato vicino, però. Sì, questo è vero. Quindi un premio di consolazione andrebbe dato. Sì, pure una bella signora, da quello che ho sentito. No, è un uomo, è un uomo. È un uomo. Signora Deboro, la salutiamo Deboro. E le facciamo i complimenti per il programma. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Complimenti per i fagioli. Grazie. Grazie. È stata una puntata bellissima. Spumeggiante, briosa, effervescente, è piaciuta tanto. Tantissimo. Dai messaggi che abbiamo ricevuto è stata bella, perché non ci sono stati liti, pugni, indecenze, porcherie, non ci sono stati fastidi, non ci sono stati colpi di pistola, arroganze, cattiverie, è stata bella puntata. Bellissima. L'appuntamento è a sabato prossimo, 22 settembre, corrente mese, corrente anno, con Programmone. Con Programmone. Qui, su Radio 2, con Nino Frassica. Brava. Brava di che? Bravo, casomai.